Quando abbiamo incontrato poco fa Antonio, prima di salire qui sul palco, ho dovuto dire quello che davvero era la sensazione che avevo avuto finendo il suo libro, e cioè che tutto mi aspettavo tranne il libro che ho letto. Questo perché è un libro molto diverso da quello che normalmente un comico fa, cioè un libro pieno di battute, di scherzo, di rimanere in superficie senza ben capire la persona che lo ha scritto. Allora, per cominciare questa chiacchierata, vorrei partire dalla immagine molto carina, secondo me, che un amico dà di te, dicendo questo, e poi vorrei fartela commentare naturalmente. Se qualcuno un giorno ti chiederà come hai cominciato, potrai sempre dire che sei partito con il teatro di ricerca, che non hai trovato un cazzo e allora ti sei buttato sul cabaret. È la verità che poi in realtà è riferito al protagonista, a Gualtiero, che però per molti versi cioè, mi assomiglia. In effetti anche io ho iniziato a fare teatro quando avevo 20 anni, in quel miracolosamente sono riuscito a prendere la maturità classica per la gioia di mia madre, che mi aveva mandato a ripetizione di qualsiasi cosa, anche di Compasso, no? Era terrorizzata, no? E c'era quel periodo meraviglioso in cui, non avendo una passione particolare, mi ero iscritto a giurisprudenza, che poi dopo ho finito, no? Però nei primi 3 anni non ho fatto niente, ma niente. Però ho alimentato tutta una serie di curiosità che avevano iniziato a germogliare gli ultimi anni di liceo, fra cui appunto il teatro. E io ho iniziato a fare teatro facendo un corso di teatro, ma più da spettatore, nel senso che mi incuriosiva avere degli strumenti critici per decifrare degli spettacoli che iniziavo ad andare a vedere a Genova, al Teatro Stabile. Poi ho incontrato dei personaggi straordinari, assurdi, come spesso capita in questi luoghi dove si impara la recitazione, perché ci sono dei talenti incredibili. Poi ci sono delle frequentazioni fantastiche, molto spesso sono luoghi dove le persone vanno, no, per trovare una possibilità di sfogo terapeutico, ma non gliene frega niente di recitare. E questi, fra virgolette, perché è un termine un po' abusato, maestri, però questi insegnanti, alcuni dei quali sono diventati anche miei carissimi amici, avevano delle storie bellissime, anche professionali, erano appassionati di teatro di ricerca, era un teatrino. Fate conto, rispetto a questo, questo sembrava il Metropolitan di New York, sarà stato grande 40 posti, 50 posti. E ho fatto delle cose raccapriccianti di teatro di ricerca, tipo già il titolo, non so, il primo spettacolo che ho fatto si chiamava Elementi di Riccardo III, che già lì ti devi spaventare perché non devi toccare Shakespeare, capito? E lo facevamo stile Globe Theater al centro, con dei bacchi di legno, col pubblico intorno, però 50 persone erano vicine e io ho tirato veramente un bacco di legno sul naso della nonna di Lady Anne, hai capito? Ma delle scene imbarazzanti. E poi da lì, a parte gli scherzi, poi le strade mi hanno portato a fare il comico, a fare il laboratorio Zelig a Genova e altre esperienze. Diciamo che leggendo questo libro, secondo me ci sono 3 o 4 colonne portanti. Il primo è che è una di quelle forse più positive, diciamo, e che ha rafforzato un po' l'idea che mi sono fatto parlando un po' con gli autori di questo festival, anche fuori da qui in privato, cercando di capire e scambiare un po' le impressioni sul proprio lavoro, sulla vita, come ci sono arrivati, eccetera. E che spesso è venuto fuori, conoscendoli, che quei 3 o 4 amici che tu hai nella vita e che uno si fa magari in età giovanile e che
tutto parte come una bella esperienza, una bella conoscenza, rapporti che ti danno piacere, sono poi quei tre o quattro rapporti che in tantissime occasioni ti tengono in piedi, non so come dirlo, ma sono quelle amicizie che ho come il vino, lo dico piano perché tra un po' c'entro nella viola, quindi, però sono un po' come il vino, cioè più in là che vai e più ti rendi conto che quei tre o quattro rapporti, forse non sono di più, e lo dico anche per me personalmente, tengono in piedi la baracca in tanti momenti di così, di quando la nave perde completamente la vela. Personalmente, per quello che riguarda la mia storia, è così, è proprio così. Poi dopo questa selezione avviene, non è brutto la parola selezione, però sopravvivono con il tempo determinati rapporti, ma non perché con tanti altri amici magari litighi o magari c'è una frattura relazionale, semplicemente perché ognuno di noi ha il proprio sviluppo emotivo, personale, e magari un pezzo di strada dura tutta la vita o un pezzo di strada si ferma soltanto ad un periodo che può essere l'adolescenza. Alle volte può capitare anche a questa età, no? Giovanissima, come dicevi prima, di 50 anni, di incontrare delle persone con cui sviluppi un legame molto forte. Paradossalmente, per quanto mi riguarda, a questa età hai maggiore necessità di andare in profondità, e per andare in profondità magari hai maggiore consapevolezza a questa età di quello che sei, con tutte le tue fragilità. Io mi considero una persona piuttosto rotta, piuttosto frantumata, però non me ne frega neanche più niente di nasconderlo, e ho notato che molto spesso questo, dall'altra parte, se a naso fiuti una persona che ti incuriosisce, che ti stimola, aiuta, no, nel calare molti schermi che ci accompagnano quotidianamente. Perciò è più semplice andare in intimità, fra virgolette, in intimità emotiva. Però per me è proprio così. Io ho 3-4 persone, 4 amici storici con cui ho tutta la vita in comune, con cui ho sviluppato un'amicizia, una persona addirittura da quando avevo 5 anni, siamo amici da quando avevo 5 anni, che, e per me questo è stato uno strumento, quello di avere dei legami di amicizia, che è risultato salvifico, ma è stato anche un po' una reazione rispetto a una storia mia personale, magari anche familiare, che non mi dava all'interno delle mie mura quel senso di tranquillità e di protezione. Perciò dovevo per forza trovare al di fuori della mia casa, no? Della mia famiglia, un qualche cosa che mi aiutasse. Cioè io, e questo forse probabilmente è anche il motivo di tutta una serie di fragilità e di scompensi, però questo è stato un aspetto positivo, mi ha salvato la pelle, quello di cercare di andare, e anche fare teatro per me è stato questo, cioè anche fare teatro significa essere curiosi anche un po' dell'animo e dei sentimenti delle persone, al di là di quello che poi dopo uno vede come rappresentazione, ma le prove, il modo di conoscere, il fatto anche di sviluppare una certa introspezione per interpretare certi personaggi, per cogliere delle sfumature, questo l'ho sempre trovato molto affascinante. No, ho detto questo perché non c'è naturalmente nel libro una definizione di amicizia, però ci sono varie pagine che fanno pensare che, caspita, a volte l'amicizia è davvero bella, cioè attraversi mari in tempesta, attraversi figure barbine clamorose, attraversi momenti tosti, molto molto profondi, e poi c'è l'amico che ti ascolta, non ti giudica,
magari ti prende per i fondelli, ma allo stesso tempo ti si è già seduto accanto. Questo per, secondo me hai dato una due bellissimi, tre o quattro bellissimi tratteggi di amicizia. No, ma grazie, figurati, ma per me alle volte l'amicizia, cioè, per, forse vado a vedere, forse per me l'amicizia è stata quasi più importante dell'amore, anche se è quello che ti travolge, che ti porta ad andare avanti, però l'amicizia è stata quasi più importante dell'amore per me. Ecco, non volevo arrivare a contrapporlo, però come parli spesso di tua moglie, prima domanda, come commenta tua moglie quello che scrivi e dici su tua moglie? Allora, se vuoi la versione quella del comico, no, ma grazie a Dio, secondo te perché sono venuto qua oggi e mi sono sparato 4 ore di macchina? Perché è una domenica meravigliosa, dovevo andare ad una orrenda comunione di parenti lontani, ma vuoi mettere, ma preferisco venire insieme a voi, è una giornata stupenda per me oggi. E, comunque, al di là degli scherzi, io ho conosciuto mia moglie facendo teatro, questa è la realtà. No, ho conosciuto mia moglie facendo teatro, poi lei ovviamente ha assecondato la sua vena più seria, più professionale, è una donna in carriera, fra virgolette, un termine che questo orrendo, però si è tolta delle soddisfazioni, una manager mia moglie, esattamente gli antipodi rispetto a me. E perciò io lo dico anche nello spettacolo, io ho costruito una carriera infamando mia moglie su un palcoscenico, no? Ed è tutta roba vera, signora, cioè è tutta roba vera. Però un grande pregio, ne ha tanti di mia moglie, però parlando seriamente di mia moglie, è che ha sempre capito che per me il fatto di recitare, di fare il comico, di scrivere, era un'esigenza, perciò su questo non mi ha mai rotto le scatole, mai, anche quando si trovava in situazioni imbarazzanti, perché mia moglie si occupa di gestione del personale, no? E magari arrivavano quelli dei sindacati che le dicevano, signora, ma è crostatina, no? E rimaneva un po' imbarazzata perché il suo lavoro andava a puttane, no? Per colpa mia. E una volta sola si è arrabbiata perché l'ho fatta sembrare come pelosissima, ma in realtà mi serviva per avere una battuta. Per il resto non si arrabbia assolutamente, ho un'alta soglia di tolleranza rispetto alle infamie che racconto sul palcoscenico. È vero però che fare questo mestiere qua, io non mi sento uno scrittore, assolutamente. Se devo dire qual è il mio, per me è stata un'esperienza quella di scrivere questo romanzo, come ti raccontavo prima, molto stimolante, molto interessante, però l'unico modo per scrivere qualche cosa che avesse un senso, che potesse essere letta, era portare un qualche cosa di sincero nella scrittura, un po' come d'altronde secondo me bisognerebbe sempre fare, anche quando si fa il comico, anche quando si fa l'attore. Perciò non mi reputo uno scrittore, l'unica cosa che posso garantire è che è un libro un romanzo autentico, è ovvio che non sia autobiografico perché non è la mia storia, però in tutti i personaggi, come chi cerca di approcciarsi in un territorio che non gli appartiene, hanno un po' di me, hanno un po' del mio mondo, hanno un po' di quello che è il mio modo di vedere la vita, di vedere le cose, e c'è anche mia moglie da un altro punto di vista, nel senso che comunque non è il punto di vista di chi magari ascolta un mio sketch, di una donna che è anche una mamma, è anche una moglie, che non è semplice essere anche la donna di una persona come il protagonista del libro e ovviamente anche come me, no? Perché comunque non è semplice, infatti bisogna darle merito. In effetti c'è un passaggio in cui tu dici, le dai merito, quando dici, c'è un passaggio in cui scrivi, che è un po', diciamo, sia un dar merito a tua moglie, sia buttare fuori, devo dire, con molto coraggio, come in altri passaggi, tantissimi lati un pochino più difficili del fare questo mestiere.
E tu scrivi: me la trascino dall'infanzia questa frattura, magari è proprio questo che voglio, una donna con cui riprodurre all'infinito le stesse dinamiche a cui mia madre e mio padre mi hanno abituato, l'impossibilità di condividere, come se l'unico modo che mi è consentito per meritare attenzione fosse prendermi cura di loro per poi fuggire altrove in cerca di conforto e scappare di nuovo via ogni volta che una ragazza non si accontentava di essere accudita, ogni volta che pretendeva di mettere un cerotto a quella parte marcia che magari le facevo intravedere, ma che poi sotterravo sempre perché stare a contatto con quella roba mi fa stare male. Tu invece, Paola, sei rimasta per 25 anni, mi lasci andare via e quando ritorno ti accontenti di quella che sono. È uno dei pochi momenti di grande sincerità della mia vita. Però è così, nel senso, bisogna anche avere degli strumenti, no? Da un punto di vista affettivo, da un punto di vista emotivo, secondo me. Ognuno di noi ci nasce, li sviluppa, li coltiva e l'ambiente in cui inizia a coltivarli è proprio l'ambiente della tua famiglia. Io non ho rimpianti, no, rispetto a quello che può essere stata la mia storia personale, familiare. Anzi, penso che proprio quello che ho vissuto io e quello che riesco a vedere rispetto alle mie incompiutezze mi serva nei confronti dei miei figli. Io ho fatto più da genitore che da figlio. E questo cosa ti porta a sviluppare delle sensibilità nei confronti dell'esterno, mi auguro, no? E allo stesso tempo però ti porta molto spesso a non avere degli strumenti per affrontare magari dei vuoti, magari vai talmente veloce, ti riempi di cose, ti rendi conto che magari prenderti cura delle persone a cui vuoi bene è un aspetto che ti gratifica, no? E che dà un senso alla tua vita, poi però quando hai a che fare con il tuo profondo, no, la tua intimità, è una roba che ti fa star male e allora cerchi di scappare. Cioè, alle volte è molto difficile anche ricevere, alle volte uno magari non se ne rende conto, però alle volte mi sono trovato addirittura in imbarazzo a ricevere magari dell'affetto, no, incondizionato. Questa roba qui è frutto di quello che ho vissuto io, che non è proprio il massimo, però è questa roba qua. E pian piano cerchi di venirne a patto. Il grande paradosso è che il teatro per me è sempre stato il posto dove riuscivo a mettere insieme un po' tutti i pezzi. Cioè, alle volte uno si frantuma in tanti pezzi per sopravvivere, no? Per isolare magari aspetti dolorosi e perciò magari alla fine uno non è manco più abituato, no, a vedersi nella sua interezza. La mia fortuna è stata che facendo teatro, facendo il comico, salendo su un palcoscenico, ecco, questo mi ha dato, e anche scrivere questo romanzo ti dà la possibilità di metterli un po' tutti insieme, poi tendono sempre un po' a scappare. No, faccio questa domanda perché c'è un a proposito di deviazioni, che è il tema di quest'anno, di questo festival, c'è una brace che cova sotto tutte le pagine di questo libro, credo sapientemente messe sotto cenere, e cioè una, come posso dire, e correggimi però se sbaglio, un incombente continuo, fortissimo senso, come posso dire, un po' di solitudine, che è molto molto interessante se sposato al fatto che quando, questo lo posso testimoniare personalmente, che quando uno guarda i tuoi spettacoli sostanzialmente è piegato in due dall'inizio alla fine, da ridere naturalmente. Ed è per, questa è stata la sorpresa di questo libro, cioè
un parlare da parte tua con molta delicatezza di tantissime zone grigie, come ognuno di noi ha, con molta delicatezza, con molto tatto, e che però sono ovunque. Non è un capitolo del libro, non è un qualcosa che fa parte di una parte della vita, sono ovunque, in famiglia, fuori dalla famiglia o la tua famiglia di origine. Allora, io penso che ciascuno di noi abbia dei momenti di solitudine, ma non solo fisica, ma anche solitudine emotiva, ce l'abbiamo un po' tutti. Magari alcuni non se ne rendono conto, però secondo me ce l'abbiamo un po' tutti questa solitudine. Il problema è come ci stai dentro quella solitudine emotiva. C'è gente che riesce a starci, riesce anche a apprezzare quel momento lì, e ci sono persone come posso essere io che quando si trovano al cospetto di quella roba lì automaticamente tendono ad andare, no, a toccare dei traumi, no, che ti fanno stare male e soprattutto non hai gli strumenti per starci. Il fatto che ci sia una malinconia alle volte, no, in certe situazioni che posso descrivere, che si alterna, almeno mi auguro, è quello che cercavo di fare, a momenti comunque divertenti all'interno del libro, è perché la vita è questa roba qua. Cioè, noi non è che durante tutta la giornata ridiamo a crepapelle, anzi, cioè, la vita, e poi dopo fondamentalmente la risata nasce anche dal grottesco, nasce anche da momenti di estremo dolore, di estremo trauma, in cui poi c'è un qualche cosa che ti fa scattare una risata anche nel momento peggiore che ti sta capitando. Cioè, non so se al funerale di tua madre e ti capita magari il collega comico che sul sagrato della chiesa all'uscita, mentre tutti ti salutano, hai il viso stravolto, dice: oh Ado, ti dispiace se adesso mi giro una canna, perché voglio dire, sono circa 2 ore, capito? Queste robe qua che sono grottesche, no? Ma anche e come gusto, anche rispetto ai film, ai libri che ho letto, mi piace vedere storie di questo tipo, che sono le storie più simili alla nostra vita, alla nostra o a quella degli altri, però sono estremamente reali, anche nel grottesco, ripeto. In tutto questo, alla fine, fare teatro ti ha davvero aiutato da questo punto di vista, o è stato un far passare il tempo meglio e basta? No, è una cosa molto importante per me, molto seria, ma è sempre stata molto seria, è sempre stata molto importante, ma non perché di per sé il teatro deve essere importante, perché rappresentava, come ho detto prima, un qualche cosa che ho scoperto essere un'esigenza, che combaciava con la mia curiosità rispetto all'animo umano delle persone. Cioè, fare teatro con degli altri attori, con dei registi, con la lettura di un testo, andare in profondità, cercare di capire che cosa c'è dietro quella battuta, significa andare un po' dietro quello che uno ti sta dicendo in quel momento mentre prende un caffè, capire un po' come ti guarda, capire e provare a immaginare, a seconda di come una persona ti racconta una storia, che cosa c'è dietro. Cioè, ti dà un'ottica di visione delle relazioni, che non è soltanto sul palco, è anche nella vita. Perciò per me il teatro è una cosa che avrei fatto comunque, anche se non fosse diventato il mio mestiere, il mio lavoro. Io sono sempre stato un fautore del doppio lavoro, cioè del doppio binario. Ho avuto un lavoro normale fino a 7 anni fa, facevo zelig e poi andavo in ufficio al mattino, cioè non è quello il problema. Io poi, ma ancora adesso, non è che faccio soltanto l'attore, faccio anche formazione in azienda. Però quella è una roba che è un'esigenza.
seria nel senso che è importante, poi è il gioco più bello del mondo, senza metterci quel carico di intellettuale, no? Di pesantezza. È un gioco poi fondamentalmente il teatro, è un gioco, è una leggerezza, anche nei momenti più sensibili, anche quando magari vedi un attore che piange veramente ed è disperato, però è un gioco. Perciò è il gioco più bello del mondo per me, è inestimabile, è proprio una roba che mi accompagnerà sempre. Ho avuto una fortuna pazzesca a sviluppare una passione di questo tipo. Poi magari per me è il teatro, per un bambino può essere il calcio, no? Cioè io ad esempio non sono mai stato un grande appassionato di calcio, ma mio figlio, non so come mai, però quando gioca a pallone lui impazzisce. Io ho questo transfer, e il transfer che ho nel vedere mio figlio non è che riverso su di lui le mie frustrazioni, è che dico, cavoli, quando ha un pallone fra i piedi, sia che sia in campo a fare una partita importante o con i suoi amici, lo vedi che ha questo viso felice. Allora, ripeto, per me è il teatro, per una persona può essere andare a pesca, a giocare a calcio, ascoltare musica, è un qualche cosa che ti porta in una dimensione salvifica che è importantissima. Mi ha fatto rivenire in mente un'intervista in cui il cantante Ligabue, è un aneddoto che cita spesso, ma insomma, quando ritorna nella sua Correggio, i vecchietti del bar continuano a chiedergli quando è che cominci a fare un lavoro serio. No, per me è un lavoro, è un privilegio. È difficile chiamarlo lavoro, perché hai la botta di fortuna di, in questo momento della mia vita, di campare della tua passione. Perciò è difficile chiamarlo lavoro. Però se tu lo interpreti seriamente, anche nelle cialtronate più assurde che ho fatto e che sto facendo, e comunque c'è un lavoro di scrittura, c'è un lavoro che peraltro è lunghissimo, c'è un lavoro di prove, è un mestiere molto artigianale. Io la parola artistico, artista, è una cosa che mi inibisce molto, però la parola artigianale secondo me è quello che è l'aggettivo forse più confacente al mestiere dell'attore o del comico, perché è un qualche cosa che inizia a scolpire, è come se, non so, ti arriva l'idea per un pezzo, per uno spettacolo, per un libro, è come se fosse un ceppo di legno e poi dopo inizi a scolpirlo pian piano, sai che c'è una tecnica, però intanto hai scoperto quel ceppo di legno lì che ti piace. E poi inizi a scolpire qualche cosa, a ritagliarlo. Ci sono molte regole. Io non sono di quelli che oggi ho l'ispirazione e scrivo. No, io ho bisogno di mettermi lì. Sono molto operaio da quel punto di vista. Devo mettermi lì, non mi viene niente, pazienza, però mi devo mettere lì. Oppure non mi viene niente, dopo 2 ore inizio a scrivere. È vero è che quando inizi a scrivere non è che devi smettere perché è chiuso l'orario d'ufficio, magari ti capita, è pronto da mangiare, un attimo che ho l'ispirazione, sono 3 ore che sto aspettando, hai capito? E questa roba qua la devi fare, però per me è serio, sì. Ma siccome ho sempre pensato, poi correggimi se sbaglio, ho sempre pensato che far ridere è una delle cose più difficili, molto difficile, anche perché se mi viene da, mentre ti ascoltavo, mi veniva da pensare quanti comici bravi ci sono in Italia. Vabbè, ognuno può dire il proprio numero perché ognuno ha il proprio gusto, naturalmente. Però penso che se qua ci mettiamo a contarli, non è che arriviamo a numeri folli. Nonostante ci siano la televisione, la radio, e i social, eccetera. Allora, questo per arrivare a una domanda. Quanto è difficile cominciare a fare il comico in una terra come la tua, di persone come la Liguria che normalmente sono abbastanza, come dire, trattenute?
Ma paradossalmente invece è più semplice, sai, perché comunque hai un disincanto generale in Liguria che ti entra dentro, cioè non ti permette come terra, ma secondo me anche un po' la Toscana è così, no? Nel senso che cioè, non è che puoi andare in giro perché hai fatto una trasmissione televisiva o perché hai fatto un film e permetterti di tirartela. Cioè, in Liguria non esiste questa roba qua, non è come andare, non è che succede la Ligabue a correre, da noi ovunque, hai capito? Ovunque, cioè, figurati con i tuoi amici di infanzia, cose del genere. C'è questo aneddoto, non so se conoscete Maurizio Lastrico, che è un mio amico bravissimo, è anche un attore, uscito dall'Accademia del Teatro Stabile di Genova. Abbiamo fatto tutto il percorso insieme a Zelig, abbiamo iniziato facendo il laboratorio, poi lui ha subito avuto il botto perché faceva queste poesie di Dante rivisitate, insomma ha iniziato a avere anche parallelamente, perché comunque anche lui, anzi lui più di me perché ha fatto la scuola dello Stabile, è un attore non solo teatrale ma anche cinematografico. E ha fatto una parte molto popolare in Don Matteo, dove faceva non mi ricordo bene se l'avvocato o una roba del genere. E ha fatto due o tre stagioni e capita, insieme a Maurizio, di incrociarci in alcuni spettacoli. Anni fa, quando faceva Don Matteo, stavamo facendo uno spettacolo insieme e siamo andati a fare questo spettacolo a Genova, è stato due settimane, tutto esaurito insieme ad altri comici, al Teatro Politeama di Genova, un teatro da 1000 posti, un teatro più grosso che abbiamo in città. E questo teatro è il teatro dove c'erano tutti gli spettacoli della scuola del Teatro Stabile, perciò il baretto, gestito da due personaggi incredibili che sembrano usciti dal secolo scorso, addirittura proprio con la divisa, no? Capelli bianchi, è il baretto che ha visto tutti quegli attori della scuola del Teatro Stabile poi pian piano magari avere successo. E perciò si prendono questi due personaggi fantastici che proprio incarnano la genovesità, delle confidenze che magari puoi anche evitare. E allora un giorno è arrivato Maurizio all'apice della sua popolarità, era un po' in ritardo, ha ordinato un caffè e loro in genovese, per dire come i genovesi colgono subito la cosa che non funziona rispetto alla cosa che funziona, cioè non è che ti fanno un complimento per come sei stato bravo, ti individuano l'unica cosa che magari può stornare. Sono andato a Maurizio e diceva: "Bri Mauri, ti ho visto a Don Matteo, Bri, grandissimo, però posso dirti, cioè, ma non sapevo che il pretore, invece che l'avvocato, fosse di Savona, perché così gli hanno rotto il cazzo perché aveva l'accento genovese mentre faceva il pretore, capito? Cioè sono spietati, però vivere in un ambiente del genere ti fa vivere tutte le cose con disincanto, no? Questa roba qua... anche un po' di genuina cattiveria, cioè la comicità è cinica, la comicità squarcia l'ipocrisia, no? Questa roba qua. Perciò paradossalmente questa roba qua la respiri in Liguria. Cioè, mia nonna era così, mia nonna era spietata con mio nonno, no? Una cattiveria con sua cognata. Mi ricordo da bambino, tra l'altro non era neanche di Genova, cioè io sono di Lerici, che è un paesino molto bello vicino, e mia zia, no? Quella che era la sorella di mio nonno, no? Sua cognata, era una donna profondamente devota, profondamente religiosa, e aveva questo rapporto quasi morboso con il prete di questo paesino, che quando è morto lei è scoppiata a piangere, no? E mia nonna gli ha detto, gli ha tagliato più unghie, no? Che ci poteva fare un guanciale, hai capito? Cioè, queste cose del genere, cioè, sono cose che tu le respiri. A proposito di quanto è difficile far ridere, volevo che tu potevi accennare a quell'aneddoto in cui ti sei trovato, se non sbaglio, all'inizio della tua carriera, a fare uno spettacolo in un centro commerciale di Positano, se non sbaglio. Ah no, perché la cosa bellissima è, allora, se tu fai questo mestiere, voi magari vedete la televisione, io adesso vi parlo di teatri, che è l'ambiente più bello del mondo, ho la possibilità di fare spettacoli nei teatri, però poi dopo c'è tutta la parte squisitamente economica. Cioè il mio
Approccio è così fatto: se devo andare in teatro, vado in teatro e lo faccio per il mio piacere, spero per il piacere di chi mi viene a vedere, ok? E questo è l'obiettivo finale di tutto questo. Per potermi permettere la libertà di andare a teatro in tutti i teatri, ok, io faccio marchette, cioè è proprio prostituzione intellettuale. Perciò faccio delle rapine a mano armata quando devo fare gli spettacoli per le aziende, le convention, cose del genere. Faccio schizzare il cachet finché no, ho questo momento magari di popolarità, perché poi dopo passa tutto, no? Cioè, lì cerco di fare proprio il businessman, cose del genere. E all'inizio ti propongono magari le agenti degli spettacoli che non sono in teatro. Sei in un centro commerciale, in un'area food, e magari all'inizio della tua carriera non hai tanta dimestichezza col palco come magari puoi avere adesso, perché adesso se mi trovassi in un centro commerciale so già che certi pezzi possono funzionare, altri no, devo comportarmi in un modo piuttosto che in un altro. Se vado in una convention non è che possa andare con il freno a mano completamente mollato come faccio durante i miei spettacoli. Lì non avevo assolutamente esperienza, e in più mi avevano mandato a fare questo spettacolo in un centro commerciale a Pompei durante la notte bianca di Pompei, il centro commerciale La Cartiera. Immaginatevi un eco mostro nell'entroterra campano, ci sono state qualcosa come 5.000 macchine, e c'era un palco nell'area food del centro commerciale. E io dovevo fare soltanto un quarto d'ora di spettacolo, perché insieme a me c'erano anche degli altri comici, magari napoletani. Ora, la comicità è molto territoriale. In Toscana c'è una forte componente territoriale, come in Liguria, ma soprattutto in Toscana, ma in Campania voi non ve lo immaginate neanche. Cioè, in Campania concepiscono la comicità solo quella di casa loro. Perciò io sono salito sul palcoscenico, per farla breve, ho detto vabbè, ho fatto questo pezzo che è andato a Zelig, quest'altro pezzo che è andato a Zelig, hanno sempre funzionato, faccio questi tre pezzi, devo fare 20 minuti, mi raccomando, va. Allora, vado lì, faccio il primo pezzo, che è quello più forte in assoluto, e la gente così. Allora faccio il secondo pezzo, terzo pezzo. Dicevo, io ho il problema inverso, rischio di andare sempre lungo nei miei. Lì il tempo non passava mai. Ho fatto gli ultimi 12 minuti guardando la scritta Selio, che era in fondo a me, perché mi imbarazzava a guardare la gente, perché non rideva nessuno. Ho detto, poi scendo dal palco, dopo di me sale questo comico, cioè Boati, io non capivo un cacchio di quello che dicesse, ma Boati assoluti, cioè, ma una cosa incredibile. E poi dopo la cosa pazzesca, dici, una figura agghiacciante, e poi la gente invece alla fine venivano lì a salutarti, a farti le fotografie. Però è stata un'esperienza atroce, lì non è che metti in discussione la giornata, la serata, i pezzi che hai fatto, lì proprio metti in discussione, ma neanche la tua professione, la tua vita, no? Non ha più senso, cioè la tua vita, no? Dici, ma cosa ci sto a fare? Ma poi io ho questa tendenza all'autodistruzione, immaginatevi, no? Dopo una roba del genere, e però poi dopo alla fine vai avanti. In tutto questo, quando uno comincia poi piano piano a spiccare il volo, arriva il Covid. Cosa ha significato per uno che vuole vivere di risate del pubblico l'arrivo del Covid? Ma ha significato quello che ha significato purtroppo per tutti, nel senso che io adesso, ovviamente, è un tipo di mestiere che richiede una socialità, quello di fare l'attore, però è stato un po' un trauma generale per tutti, non è che chi fa questo mestiere lo ha vissuto peggio rispetto che ad altre categorie, ci mancherebbe altro, anzi. Però, come in tante altre categorie, per noi è stato faticoso. Proprio per quello che dicevo prima, nel senso che è fortemente identitario come mestiere, proprio perché sei un privilegiato, proprio perché tu hai fatto di una tua passione un mestiere, però è una tua passione perché è identitario. Se tu non hai la possibilità di svolgerlo, di farlo, e
lo puoi fare soltanto se hai un pubblico, e allora è un po' come se ti mancasse una parte di te che è importante. Perciò emotivamente, se già sei spaccato, rotto, fragile e incompiuto come il sottoscritto, questa roba rischia di mandarti un po' fuori. E la mia fortuna è stata l'opportunità di scrivere questo romanzo, anche se poi alla fine non ne potevo più, perché sei chiuso nel tuo studiolo del Conte Mascetti a scrivere dalla mattina alla sera con i bambini da seguire in un ambiente chiuso. E soprattutto quel momento lì è stato un momento, come per tantissimi sicuramente, quello dell'incertezza, no? Di non sapere se poi se poi saresti tornato a fare questo mestiere. È quella la cosa che la mancanza di prospettiva, perché se ti dicessero: guarda, benissimo, stai chiuso 6 mesi e poi boom, a posto. E infatti io ho vissuto molto peggio il secondo lockdown rispetto al primo, perché il primo, poi dopo, quando a un certo punto hanno dato la possibilità di nuovo di uscire, c'era un entusiasmo generalizzato da parte di tutti che era fantastico, no? Sembrava un piccolo, sembra una bestemmia, però tipo dopo guerra, no? C'erano tutti che non vedevano, poi dopo hanno chiuso di nuovo. Io mi ricordo perfettamente che il penultimo spettacolo teatrale dovevo farlo a Genova, si chiama L'Ornano Furioso, avevano già venduto 2000 biglietti, era marzo 2020, l'hanno rimandato, no? Perché c'era il Covid, e l'avevano avevano deciso di recuperarlo a fine settembre, primi di ottobre, metà capienza del teatro, perciò 2000 biglietti invece che 2 repliche, 5 repliche, ok? Io ho fatto la prima delle 5 repliche sapendo che la seconda sarebbe stato l'ultimo giorno di apertura del teatro, e la prima e le uniche 2 repliche che ho fatto le ho fatte con una platea di 1000 posti e 500 persone messe strategicamente. Cioè, noi abbiamo fatto gli spettacoli per tanto tempo davanti a gente con le mascherine. Io adesso vi guardo, no? Stasera quando faccio lo spettacolo ho bisogno di vedere se dico delle belinate che non fanno ridere o vi fanno ridere, no? Eppure ci siamo abituati anche a questa roba qua. Io mi sono ritrovato a fare spettacoli online, su Zoom. Cioè, ho fatto delle rapine a mano armata a delle aziende, facendo delle convention via Zoom, ok? Questi tutti felici, ok? Questa roba qua ho fatto. Poi, per carità, adesso speriamo che non ci siano altre novità in futuro, però è una roba che poi emotivamente anche ti segna, ma ha segnato tutti, ecco. In tutto questo peregrinare e errare, mi state rompendo i coglioni, ragazzi, perché poi io parlo in continuazione, pensate, no, sono noiosissimo, perché io detesto queste cose di parlare di me, le trovo tremendamente autoreferenziali, hai capito? Sono venuto perché sono molto gentili, che ci dà quasi fastidio a noi genovesi, tutta questa gentilezza, cioè perché non siamo abituati, no? Sicuramente c'è qualcosa sotto, hai capito? Pensiamo sempre in questo modo, ma è una cosa che, se vi rompete le balle, ditelo, perché... Beh. Il senso di paternità. Mm-hmm. Inframmezzato a tutta questa, a questi anni di cercare di mettere a posto i pezzi e sviluppare una carriera come piace a te, come ti piacerebbe fare, si incrociano, a proposito di deviazioni, i casi della vita più o meno voluti, il voler avere un figlio, inizialmente il pensare di non poterlo avere, il cercare di adottarne uno e poi in un giorno particolare sapere che finalmente ne puoi avere uno e lo stesso giorno ti dicono che puoi avere in adozione qualcuno. Sì, è una roba che è successa veramente. Io ho 2 figli, ho un maschietto, mio figlio biologico, e poi abbiamo una femminuccia che abbiamo adottato, no? Leonardo e Maria Derartu. Solo che mio figlio biologico, Leonardo, che ha 14 anni, in realtà è un incidente di percorso,
cioè rispetto al percorso che abbiamo fatto come famiglia adottiva, nel senso che eravamo ancora lì all'epoca, sì, giovani, io e mia moglie, quando abbiamo provato ad avere un figlio abbiamo scoperto dei problemi di salute di mia moglie che poi dopo l'hanno portata anche ad essere operata. Mia moglie soffre di endometriosi, non c'è nulla di, perché purtroppo è una malattia molto frequente e asintomatica, perciò lei non se n'era mai resa conto finché non aveva fatto delle visite un po' specialistiche, e l'hanno operata e a seguito di questa operazione le avevano detto: guardi, è praticamente impossibile che lei possa avere un figlio, possa avere delle gravidanze. E allora, questo è uno dei tanti meriti di mia moglie che quando faccio il comico non riconosco, però mia moglie aveva già avuto delle esperienze di volontariato in Africa, avevamo già adottato dei bambini a distanza, perciò invece che entrare, perché comunque anche se ti dicono che non li puoi avere, è fisiologico ed è normalissimo che uno abbia, no, questa tentazione comunque di provare, no, l'inseminazione artificiale, cioè fare tutto, cioè entrare, che però una donna è una roba, perché poi mia moglie l'ha anche fatto, nel senso, perché comunque tant'è, no, per non avere il rammarico, il rimpianto di non averci comunque provato, comunque l'ha fatto ed è stato devastante, no, da un punto di vista emotivo oltre che fisico, comunque l'ha fatto mentre noi avevamo già deciso di adottare. E allora tutto il percorso dell'adozione, che è un percorso molto lungo, perché prima di tutto devi essere dichiarato idoneo dal Tribunale dei Minori, perciò hai servizi sociali, psicologi, devi presentare i documenti, poi hai una sentenza da parte di un giudice del Tribunale dei Minori che ti dichiara idoneo come coppia, con figli, senza figli. Noi siamo stati dichiarati idonei come coppia senza figli, e a quel punto tu puoi dare mandato, se decidi di intraprendere il percorso dell'adozione internazionale, puoi dare il mandato ad uno dei tanti enti che si occupano dell'adozione internazionale, e a seconda dell'ente ovviamente fai anche una scelta rispetto al paese, è l'unica scelta che puoi fare. E noi, dopo una serie di valutazioni che abbiamo fatto, avevamo scelto di, mia moglie era stata in Burkina Faso, insomma, di scegliere un ente che curasse anche l'Etiopia come paese. Tutto questo che vi stavo raccontando è durato all'incirca 3 anni, da quando abbiamo iniziato e abbiamo presentato i primi documenti. A un certo punto arrivi che hai completato tutto l'iter e devi solo aspettare che facciano l'abbinamento, che arrivi un bambino che possa essere adottato, una bambina che possa essere adottata, e che tu venga ritenuto come, tu intendo che la coppia venga ritenuta la coppia ideale per questo abbinamento. Perciò noi aspettavamo soltanto l'abbinamento. Io una sera torno a casa e mia moglie, lo racconto nel romanzo, mia moglie mi dice: guarda, siediti un attimo, ho fatto un test, 2 test di gravidanza, avevo paura che mi fosse ritornato qualche cosa perché avevo dei problemi, insomma sono incinta. E allora il giorno dopo andiamo subito dalla sua ginecologa, le fa questa ecografia, era incinta di 3 settimane, non si vedeva neanche il battito. E ovviamente noi erano 3 anni che facevamo incontri anche con le famiglie adottive, entri in un mondo sempre che ti appartenga, no? Sempre che diventi il tuo mondo, no? E che è come dal nostro punto di vista, poi non sto dicendo che in generale sia così, però dal nostro punto di vista era come una gravidanza, no? Nel senso, sì, era quella roba lì, nel senso che ormai eri dentro quella roba lì. E allora quando abbiamo scoperto che mia moglie era incinta, ovviamente era una felicità immensa, però noi avevamo un'idoneità come coppia senza figli, volendo, no? E allora, insomma, rimaniamo un po' così, io torno in ufficio, mia moglie torna in ufficio, un'ora dopo la visita ci arriva l'abbinamento che aspettavamo da 3 anni con un maschietto di nome Abebe, me lo ricorderò per sempre, no? E noi abbiamo detto la verità, abbiamo detto sì, però abbiamo scoperto un'ora fa che aspettiamo un bambino. Allora in linea teorica noi potevamo anche ragionare nei meandri della legalità, no? Cioè, nel senso che magari si concludeva il percorso dell'adozione prima che mia moglie partorisse mio figlio, però c'era un rischio enorme per quel bambino lì di rimanere appeso per un cavillo, no? E allora abbiamo subito rinunciato. E quando poi mio figlio è nato, quando aveva 4 mesi, abbiamo
ricominciato tutto l'iter dell'adozione e dopo 3 anni circa è arrivato l'abbinamento con mia figlia e perciò abbiamo chiuso quel cerchio con il secondo figlio. C'è un bellissimo passaggio che un po' mi sembrava il finale del film di Spike Lee, La 25esima ora, quando tu parli del pranzo di famiglia, un po' come ti vedi, che è una pagina o due veramente molto belle, sinceramente, per come ti vedi, dopo tutti i casini alle spalle o in mezzo ai quali sei, ci sono queste righe che non vi leggo e vi invito a leggere comprando il libro, perché sono veramente belle, di come ti proietti, di come ti vedi con i tuoi futuri figli omosessuali, giusto? Sì, cioè proprio è una congiunzione astrale, no? Mi immagino mia figlia lesbica, mio figlio omosessuale, no? Cioè io che sono un po' un vecchio trombone rincoglionito che parlo di 1000 trasmissioni televisive a cui ho partecipato e tutta l'ispirazione per scrivere quel dialogo lì è molto terra a terra, perché mi è venuta... Non è Spike Lee. No, magari. No, vabbè, ma l'idea era di che avesse un senso rispetto alla trama, però quella è una cosa che mi è venuta in mente perché avevo visto una roba di una comicità involontaria, imbarazzata, lui non se ne rende conto. Voi sapete chi è Walter Nudo? Walter Nudo adesso non fa più l'attore, ma fa il life coach. Se andate su life coach sono quelli che ti insegnano a vivere, no? Quelli che ti dicono devi essere positivo, no? Cioè c'è una superficialità abominevole, no? L'importante è che pensi positivo, no? E che va tutto bene, sei a posto, no? Saremo tutti quanti felici, no? E lui in un certo periodo, purtroppo sono morte un sacco di persone famose, no? E lui ogni volta che moriva qualcuno di famoso, lui faceva tipo una specie di coccodrillo e diceva io ho lavorato con questo, ho lavorato con questa. E quando è morto Gigi Proietti, no? Lui ha fatto tutto un pezzo in cui racconta, no, di Gigi Proietti, no, che aveva lavorato con lui, no? E mi sembravano, cioè tutti quanti hanno lavorato con Gigi Proietti, no? Se andate a vedere tutti i comici, io non ho mai lavorato con Gigi Proietti anche se l'ho adorato, però è come, questa cosa la trovo molto grottesca, no? Cioè, mi fanno ridere quei personaggi che sono ripiegati sul passato, no? E che sono molto autoreferenziali, cercano di attaccarsi a qualsiasi scusa per poter raccontare qualche cosa di sé senza ascoltare gli altri. E l'idea di fare un pranzo di Natale così mi faceva ridere, cioè era immaginare una scena così un po' teatrale. Allora, vorrei chiudere questo incontro chiedendoti con una... E ti chiedo una brevissima risposta, poi chi leggerà il libro capirà perché, se pensi che finalmente un giorno a un tuo spettacolo verrà tuo padre. No. Ok, e chiudo questa conversazione insieme, rimandando allo spettacolo di stasera, e chi non viene, come diceva Amedeo Nazzari, peste vi colga, leggendo queste 3 righe che mi sembra si confacciano. E ora, con immenso piacere, vi chiedo un enorme applauso per un comico straordinario che questa sera ci ha fatto il regalo di essere qui. Signore e signori, Antonio Ornano.